Si avvicina il 1° maggio, la festa dei lavoratori. Abbiamo chiesto ai biellesi che cosa ne pensano del lavoro in questo periodo storico. Sono pensionata e adesso proprio sinceramente ho dimenticato tutto. Voglio solo godermi la pensione, perlomeno per quella che ho. E che sia giusto in questo momento, anzi è proprio l'anno giusto per festeggiare il 1° maggio, secondo me. Anche perché siamo in un momento un po' particolare della politica italiana. Io penso che sia giusto festeggiare questa evenienza qui del 1° maggio, che insomma la gente ha lavorato per tanti anni e quindi è giusto che il 1° maggio sia ovviamente celebrata nella migliore maniera possibile. E cosa ne pensi in questo periodo del lavoro, di come sta andando? Questo periodo è un po' strano come lavoro, perché lavoro c'è, ma pare che la gente non ci sia per poter eseguire lavori che molte aziende, molti commercianti, ristoranti richiedono. Quindi non sappiamo tutti questa situazione qui un po' strana, perché lavoro ci sarebbe, ma la gente non lavora. Vedo che comunque sia qua che ad Ivrea il mercato del lavoro è fortemente in crisi, forse più ad Ivrea che qua. Qui si vede ancora più, diciamo, un pochino più ricchezza, un pochino più di opulenza, un pochino più di voglia di spendere, ecco. Di là non abbiamo neanche più quello. E qui a Biella che cosa ne pensa a livello lavorativo? Ma ultimamente, vabbè, non è proprio il periodo giusto. Qua a Biella probabilmente un pochino meno rispetto ad altre città più importanti, più grandi come Milano, Roma o Torino. Però insomma, in realtà anche qua. Niente a Biella non c'è niente. È una cosa deludente Biella, sinceramente. Da biellese pura è proprio deludente, è una cosa proprio, non lo so, se fossi giovane sarei già andata. Quindi secondo lei bisognerebbe fare qualcosa a livello lavorativo qua? Ma qualcosa su tutto proprio, sinceramente, perché tanto le fabbriche non ci sono più. Perciò se uno deve cercare, allora quando cercavo io lavoro potevo andare da una parte all'altra, adesso uno dice dove vado? Qui a Biella non c'è più niente, Poi si domandano perché Biella è così, purtroppo Biella è così e sarà sempre peggio, sinceramente.